Scusate un attimo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Scusate, datemi il ritardo. Oggi abbiamo due cose. Una prima che è una consuetudine, che è il bollettino, che è giusto non dimenticare. E poi mi metterei. Metterei qui e poi passiamo anche alla nomina dei direttori generali e alla presentazione della squadra. Il bollettino lo faccio velocemente. Approfitto intanto per partire subito con le due tabelle classiche, i tamponi molecolari e i tamponi rapidi, 3.162.479 tamponi rapidi e 4.022.126 tamponi molecolari. Se l'assessore Lanzarini è qui e il dottor Prodi, lui si approfitta dopo. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.174, che rapportati ai 38.483 tamponi danno un'incidenza del 3,3%. 3,05. Una lenta, timida crescita dell'incidenza sui tamponi che facciamo. Positivi in totale sono 331.451 dall'inizio. I positivi oggi sono 23.439. Vi faccio notare che è il primo giorno che aumenta. I ricoverati totali sono 1.331. Dei quali 134 di terapia intensiva in un'ora invariata. E per fortuna continua a calare, quindi siamo al 55° giorno. 1.197 in area non critica, meno 20. Totale dei decessi più 23, 9.814. Dimessi 15.912. Ne approfitto anche per fare gli auguri a due signore che vaccineremo velocissimamente, alla signora Gemma Furlan di 100 anni di Codogné, che è quasi la mia paesana, e Gemma Furlan, la signora Furlan, Gemma Furlan di 100 anni di Codogné, e la signora Dorina d'Este di 101 anni di Marcò. Quindi facciamo gli auguri a entrambe le signore. Detto questo, riportiamo tutto qua. Allora, siamo abbassato un po' il microfono, forse adesso è caldo, grazie, perché siamo più vicini. Siamo pronti per la presentazione, ovviamente, della nuova squadra. Vi devo dire che è un impegno non facile, ci ha visto impegnati il sottoscritto, l'assessore, il dottor Flor. Avevamo 101 candidati, se non ricordo male. Vi ricordo che il tutto lo si fa con un bando, un avviso, dopodiché ci sono delle acquisizioni di disponibilità, bisogna che i direttori siano iscritti in un albo nazionale, insomma c'è tutta una procedura che poi se voleste averne, diciamo, contezza, cioè, vediamo di fare in modo anche di farvi una scheda di come procede la nomina. È stata fatta una selezione, sono state fatte valutate i curricula, sono state andate le storie personali e ne è venuta fuori una squadra. E la squadra è una squadra, a mio avviso, che ha assolutamente le prerogative a fare un bel lavoro. E vedrete che ci sono tanti medici, quindi tante professioni mediche. Vedete che sono delle riconferme, dei debuttanti e avrete modo anche di verificare. Insomma, che poi nella presentazione li presentiamo e ognuno di loro ha diciamo, delle caratteristiche che abbiamo considerato utili per il contesto, per le problematiche e per l'idea di sviluppo che vogliamo dare alla singola voce. Adesso io approfitterei per chiamarlo qui uno ad uno, magari la procedura potremmo fare, che prima li chiamo e li presento tutti, poi facciamo una firma.
a seguire. Partiamo qui innanzitutto per la ULS 1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro. Prego, dottoressa, raccogliamo un applauso che è anche emozionante. La dottoressa Carraro è stata direttore sanitario nella Veneto Orientale, è stata direttore sanitario all'azienda Ulset di Pieve del Soligo, è stata anche direttore medico presso l'ospedale, sempre in azienda 7 di Pieve del Soligo, e si è occupata anche volontariamente di Horas, quindi di tutto il mi ricordo di quell'azienda che era pubblico privato, adesso tutto pubblica, che è la nostra ospedale di riabilitazione, per capirci, è uno dei pazienti più importanti a livello nazionale per attrattività. A lei abbiamo affidato questo incarico di direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti, e a lei affidiamo un compito, diciamo, sicuramente impegnativo, che non è solo quello della salute dei cittadini della provincia di Belluno, che è già un compito, diciamo, sublime e diciamo elevato, ma anche quello di far pensare a tutti voi che lei sarà la donna delle Olimpiadi, perché come le dico sempre io, tu non sai mai chi potrebbe avere bisogno della serenità nel momento in cui ci saranno le Olimpiadi, e ti faccio pensare che con come si può dire, il mondo Olimpiadi ha sicuramente una movimentazione di cittadini paurosa dal mondo, quindi un privato che abbiamo su Cortina sul quale portare avanti, diciamo, l'operazione che è stata fatta, e poi il tema delle Olimpiadi, il dialogo nel territorio, il Feltrino, il Gordino, il Comerico, insomma tutte le valli, Belluno, Feltre, gli ospedali, insomma, Pieve di Cadore, adesso l'ho dimenticato, qualcuno farà una cross section sicuramente, quindi grazie e buon lavoro. Grazie. Poi passiamo, ma resta pure qui, guarda, grazie. Alla PULS 2, Marca Trevisana, una riconferma, dottor Francesco Benazzi, eccolo qua. Vi sentiamo un applauso. Il dottor Benazzi ha l'esperienza che conoscete, ne cito quella delle ultime esperienze, è stato direttore a Treviso, quindi alla UZ Trevigiana, della Marca Trevigiana, negli ultimi 5 anni. Prima era ovviamente a Padova, voi sapete che ha fatto la territoriale su Padova, Campo San Piero, e poi altre esperienze, direttore di distretto, sono tutte le esperienze personali che ha. Treviso si ritrova davanti un primo anno accademico iniziato, quindi 5 anni di università, 6 anni di università, si trova davanti un ospedale che diventa un ospedale universitario, che ormai in fase di conclusiva, con 1000 posti letto ad alta specializzazione, ha un territorio importante, complesso, con città nelle quali ci sono anche, come si può dire, come potremmo definirle, delle compartecipazioni sanitarie, pensate a Castelfranco con lo IOV, piuttosto che a l'ORAS di Motta di Venezia, quindi tutto il tema riabilitativo, e poi comunque delle grandi città come Montepelluna, Treviso, Conegliano, che è una tradizione sanitaria che storicamente è sempre stata di qualità, e speriamo che ce la restituisca alla fine ancora più di qualità. E quindi buon lavoro anche al dottor Benazzi. Alla 3 la Serenissima, perché quindi avete capito che la 3 la Serenissima, anzi facciamo un'altra ora, scusate. Così la capite meglio la battuta. All'azienda ospedaliera di Padova la affidiamo a dottor D'Alberto. Dottor D'Alberto, anche lui non ha bisogno di presentazioni, è direttore generale uscente dalla Serenissima, poi è stato nel 2016 azienda di Chioggia e di Mirano, e ancora la Veneziana, insomma, commissario di Chioggia, potrei dire un sacco di cose. Lui viene dall'esperienza del sociale, viene dal territorio, e a lui affidiamo questa nuova avventura dell'azienda ospedaliera di Padova. Ringrazio il professor Rizzuto e lo ringrazio veramente di cuore per aver dato subito l'assenso, so che si sono incontrati, la proposta, sapete come funziona, propone il Presidente della Regione, viene accolto il nome, e il professor Rizzuto si è sentito e ha dato subito il suo benestare. Dottor D'Alben sarà l'uomo della transizione, no? Che è passato da un posto all'altro, ovvero ci sarà di mezzo il nuovo equilibrio universitario, rapporti
e sempre più solidi con l'Università di Padova, raccogliendo testimoni da un bravo direttore che ha fatto un grande lavoro, che è il dottor Flor. E è un vero bocca al lupo per questo nuovo grande impegno, quindi veramente buon lavoro, dottor Del Bene. E all'azienda Serenissima, la 3, ci vanno new entry, e lo chiamiamo qui Edgardo Contatto, dottor Contatto. Alla fine, quando avrete visto Contatto con una T solo, e Edgardo Contatto, quando avrete visto la squadra completa, direte che è venuta fuori. Come se, io cito sempre la Pietà di Michelangelo, stavolta penso che tocco veramente tutto il mondo in piedi. E Edgardo Contatto è stato, oltre che direttore sanitario uscente della Polesana, è stato anche direttore operativo dell'area vasta in India centrale presso l'Ufficio Zavala. Ha esperienze variegate, diciamo, nel mondo della sanità, è un medico. E fra l'altro c'è un piccolo aneddoto, parlando, poi faccio i colloqui, parlo di tutto nei colloqui, a un certo punto ha fatto l'errore di dirmi: ma io sono figlio di contadini, che è un merito, appunto, è un grande merito. E io gli ho detto: basta, qua magari mi dice così, tal, e io gli ho detto a bruciapelo, ho detto: dimmi come si fa a nascere un interno. C'ha messo titolo. Te lo spiego. E se considerate che ti ha dato nel pratico, spiegandolo bene, direi che, insomma, è un uomo che conosce la vita, e questo veramente, veramente, e penso che sia anche lui, come moltissimi dei nominati, insomma, rappresentano anche, poi ci saranno nominati in particolare, dove voglio sottolineare questo, è un incaricato nominato, e dove il percorso di vita arriva, l'esempio di tutti, però insomma c'è anche qualche aspetto da sottolineare, insomma, no? Di questo popolo che cresce, che non conosce le lauree, non conosce magari poca scolarizzazione, quello che è, insomma, tutti abbiamo altre origini. E poi si arriva, insomma, ad avere un figlio medico che riesce anche ad avere una responsabilità così grossa, dottor Contatto, dell'ULS veneziana, e quindi te la affidiamo veramente con cura, perché è stata tenuta con cura fino adesso. E eccolo qua. Anzi, no, aspetta, sono fatto in casa. All'URSS 7, Pedemontana, ho saltato apposta, non libero il posto. La 7 della Pedemontana si va il dottor Carlo Pramezza. Eccolo. Ah, è un URSS che è un URSS. Si è sentito, è un URSS che è un URSS, che ha senso di esistere. Dottor Pramezza ha già un ospedale pronto da inaugurare, che si ha finito. Ce n'è un altro che è una perla, che è Sant'Orso, che è nuovo, che è da elettrizzare, in senso pulito, perché poi qua devo stare attenti, voi sapete, ve l'ho detto, Ben Hills e Mr. Bean, ha detto che non fa più satira, per ogni parola che dice c'è qualcuno che fa un commentato contro. Adesso elettrizzare intendevo dire dare un po' di effervescenza, perché noi crediamo in questa US, e poi c'è Bassano, che completa il territorio. Quindi veramente il dottor Pramezza, in bocca al lupo, ha fatto un ottimo lavoro nella sua USL di provenienza, che è quella ovviamente del Veneto orientale. Tra l'altro lui è stato anche direttore generale, oltretutto, su San Donà a suo tempo, è stato poi anche direttore di casa di riposo a Vitola. Ha un profilo amministrativo, lui è laureato in giurisprudenza, però ha dimostrato, pur non essendo medico, di aver saputo come si integrare e gestire i fattori della produzione. E lo dico perché in Pedemontana ci aspettiamo un ottimo lavoro, quindi in bocca al lupo e buon lavoro. In Veneto orientale diceva dottor Mauro Filippi. Allora, dottor Mauro Filippi ha una storia particolare di studente lavoratore, cioè 4 giorni a lavorare, 3 all'università, ed è un rappresentante, la punta, il diamante di quello che sono professioni sanitarie. Qui è laureato nelle professioni sanitarie,
scienze infermieristiche e penso che sia il primo direttore generale d'Italia laureato in scienze infermieristiche. Vogliamo dare un segnale anche qui? Facciamo una prova. Nel frattempo, oltre a lavorare, studiava e si è fatto anche due lauree. Lui è il classico esempio di colui che è partito dalla catena di montaggio e è arrivato all'amministrazione delegata. E penso che questo sia un bel segnale per i giovani, per chi ancora voglia buttare il cuore oltre l'ostacolo e, come dico io, solo i pessimisti non fanno fortuna. Lui ne è forse la dimostrazione plastica più evidente oggi, senza nulla togliere a tutti noi che ci teniamo fuori. Però ci tenevo a dirlo, lui è stato ovviamente ad oggi è direttore ad interim del UOC Disabilità e non Autosufficienza della ULS, dove va a fare il direttore generale, quindi territorio, sociale, eccetera, conosce benissimo questa ULS e io gli auguro veramente un buon lavoro, perché ha una doppia responsabilità. Perché poi questa è un'ULS che può, è una ULS da metamorfosi, no? D'inverno va, diciamo, un po' calando, d'estate arrivano milioni di utenti. Pensate che solo il Cavallino fa 6 milioni di presenze turistiche, poi passa a Caule, a Jesolo, ne fanno altre 8-9 milioni. Poi di Sali c'è il Porto Santa Margherita, la Flea, di Bione, insomma, ce ne hai per tutti i gusti, Caule, e quindi veramente buon lavoro. Ma siccome abbiamo liberato la 5, la Polesana, chi ci va la Polesana? La dottoressa Patrizia Signonato, ragazzi. Intanto mi sento di ringraziarla perché io penso che non so quante telefonate ha preso da me in questo anno, nel senso che lei è la donna del cambio dei respiratori della Svizzera, la donna delle mascherine, è la donna della. Di tutti, con tutta la sua squadra ovviamente, con tutta la sua squadra, cioè voi capite l'angoscia delle telefonate a fine febbraio, primi di marzo, non c'era una mascherina e capite il rischio di comprare, oggi che si parla tanto di vaccini, ma capite il rischio di firmare e comprare vedendo nomi che non è che erano fornitori ufficiali, però siamo riusciti a portare a casa, avere i magazzini pieni e posso dirlo, siamo l'unica regione ad oggi che può dire di non aver avuto uno scatolone vuoto consegnato. Avete notato che non è? Perché? Perché comunque c'è stato un vaglio, anche lei, insomma, è stato sempre il suo mestiere ed è giusto adesso farle provare una nuova esperienza. È stata lo IOP, è stata l'azienda ospedaliera e penso che sia naturale evoluzione approfittare di questa evoluzione di professionalità e andare sul territorio. È una ULS, anche questa estesa, però sul territorio dà la soddisfazione. Dopo voglio ringraziare i direttori uscenti, stavo citando il dottor Costerno e li ringrazio dopo. È stata gestita bene questa ULS e per cui è fondamentale che venga assolutamente passa mani buone, si faccia una bella squadra e si vada avanti. Prego. Alla U6. Chissà se ti risponderà ancora al telefono che gli offrirai qualcosa. Via bello. A Benini. La Bonavina. Io te l'ho detto ieri che tu con le figurine e panini non hai tanto la domesticazione. Alle Euganea. Alle Euganea. Alle Euganea. Il dottor Paolo Fortuna. Prego. Sai che tu direttore andrà a fare più le figurine a panini nel prossimo. Guarda che ne ho azzeccati diversi. Hai azzeccato le ovvietà. Le ovvietà, mica tanto con te. Tu sai che puoi cambiare l'ultimo secondo. Allora, io ringrazio il dottor Fortuna. Chi è il dottor Fortuna? È il direttore dei servizi sociosanitari della stessa azienda che va a governare. Significa uomo che conosce il territorio, che ha rapporti con i sindaci, che conosce la pressione sociale dei problemi, a lui affidiamo questo nuovo compito. Lui è stato anche, ovviamente, lavorato in Friuli Venezia Giulia, responsabile di distretto alcoproico in Friuli Venezia Giulia, è stato anche responsabile dell'UOS adulti e anziani della Berica, quindi ha un'esperienza anche nei nostri territori. È medico,
Ovviamente mi sono dimenticato di dire i medici, no? Ma comunque lo sapete, insomma. Dottoressa Simionato, e lavorate in? Scienze politiche. Medico. Medicina, scienze infermieristiche, giurisprudenza e medicina. E quindi buon lavoro, ve lo dico adesso per non ripeterlo dopo, abbiamo fatto questa scelta ragionando in binomi, azienda ospedaliera, territorio, sia per Padova che per Verona, chiedendo al massimo, investendo al massimo sul dialogo tra il territorio e l'azienda ospedaliera, sia rispetto alla scaligera sull'azienda ospedaliera di Verona che sull'azienda ospedaliera di Padova rispetto all'Italia. Buon lavoro. Alla Berica, chi si va? A questo punto. Che figurina hai messo? Aspetta, alla Berica. Avevo messo la Tomasella. Allora, alla Berica ci va la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina. Buonasera. Allora, io ho già incrociato più volte la mia esperienza di governatore con la dottoressa, perché lei è stata direttore generale della Scaligera quando io ho esordito, dal 2008 al 2015. La Scaligera allora era la 20 di Verona, e poi è stata direttore medico dello IOP e poi direttore sanitario sempre dello IOP di Padova. La dottoressa ha un'esperienza che è in grado di affrontare NULS complicata ma entusiasmante come quella di Vicenza. Complicato lo dico perché comunque è piena di input, no? Cioè, da un lato il territorio, i privati, eccetera, ci sono delle URSS che hanno molta più, diciamo, eterogeneità di input. È un URSS che ha come, anche qui, l'idea che abbiamo avuto è quella di pensare, anche qui, incentivare un po' di più il dialogo tra la Berica e la Pedemontana. Quindi ci sarà questo binomio, Bramezza, Bonavina, e penso che farà sicuramente un bel lavoro. Abbiamo in piedi la conclusione dell'ospedale di Arzignano, insomma, tutta la partita Montecchio Arzignano, scusate, giusto, grazie, è come dire Friuli o Friuli Venezia Giulia, è un'assicurazione sulla vita, Montecchio Arzignano, e buon lavoro, grazie, buon lavoro. E poi passerei alla Scaligera, il dottor Nicola Pietro Girardi, che è direttore uscente, è stato peraltro direttore generale della 20 anche a Verona, dopo la dottoressa Bonavina, è stato anche commissario della 21, quella di Legnago, e della 22 di Bussolengo nel passaggio. E il dottor Girardi è stato anche direttore generale ad Adria. Io mi ricordo che allora con l'economia era uno più giovane ed è stato anche, se non ricordo male, amministrativo lo IOP. E dopo sono anche altre robe del curriculum, però insomma mi fermo qui. Nel senso che uomo con profilo amministrativo, non è medico, che ha fatto esperienze variegate, è passato dallo IOP, è passato ad Adria e quindi nel Veronese, è stato nel Veronese, continua nel Veronese, anche qui chiediamo un ulteriore scatto in avanti per far decollare definitivamente questa USCA, NULS impegnativa molto grande, perché NULS molto grande va dalla Vimacese fino giù ai confini con i territori fuori regione, e buon lavoro, ne hai bisogno, buon lavoro. E poi Dulce si può chiamare tutti? No, non li ho chiamati tutti. Ah no, sì, scusate, ne ho tre ancora provato. Avevo già razionalizzato, pensa a te, non scrivo dopo. No. Allora, il dottor Dove? Carlisto Marco Bravi all'azienda ospedaliera di Verona. Dottor Bravi è stato dal 2016 al 2018 direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale Sette Laghi di Varese. E da gennaio a febbraio 2019 è stato responsabile di tutela operativa complessa e sistemi informativi aziendali presso l'azienda di tutela della salute della Brianza, Monza, e ad oggi è direttore sanitario aziendale presso l'azienda sociosanitaria del Tre di Bergamo. Allora, dottor Bravi, vi svelo un segreto, l'abbiamo scelto leggendo il curriculum.
punto. Nel senso che ci è balzato agli occhi questo curriculum, lo ringrazio per la disponibilità, lo abbiamo trovato super motivato, innamorato del Veneto, anche se c'è qualche parentela sul Veneto, e nel senso che la moglie sono di Roma, no? Veneta, di dove? Di origine, Casalandisco d'Oggi. Ecco. E ha una forte esperienza, un uomo che guarda il futuro pensando alle nuove tecnologie, insomma all'innovazione, alla sanità, ha un bel curriculum, è medico. E ringrazio anche qui il professor Marcini, con i quali si è trovato subito d'accordo. E quindi grazie e buon lavoro, dottor Bravi. E poi chiamo la dottoressa Benini. Sì, ma già che è stata brava, stava lo IOP. Dottoressa Benini, affidiamo lo IOP e lo facciamo veramente con serenità. E glielo affidiamo, medico, un'esperienza assolutamente che non serve neanche stare qui a dire, ne cito solo alcune, direttore della funzione ospedaliera dell'US 9 di Treviso, è stata a Padova direttore sanitario della 16 a Padova, è stata e uscente direttore sanitario di tutta l'Euganea. E ha avuto molteplici incarichi, rispetto di farlo decollare, e c'è anche qui una particolarità, me lo ricordavo stamattina e me lo faceva notare l'assessore Lanzarin, è la prima direttore generale dello IOP medico nella storia dello IOP. C'è stato il dottor Muzio, c'è stata la dottoressa Signorato, c'è stato il dottor Roberti, adesso la dottoressa Benini che si occuperà dell'integrazione della rete ecologica veneta, del fatto di farlo veramente volare questo IOP, anche perché i presupposti adesso ci sono tutti, nel senso che tutti quelli che sono venuti prima ha fatto un bel lavoro. Infine, ma non infine, sì, dopo probabilmente, il dottor Roberto Tognolo, che coglierà il testimone della dottoressa Simeonato all'azienda Zero, Roberto Tognolo, laureato in scusi, scienze politiche, e inutile che vi dica che è stato direttore della struttura complessa del servizio risorse umane dell'azienda 6 di Vicenza, quindi risorse umane e Vicenza, poi vediamo queste schede, direttore amministrativo presso l'azienda sempre vicentina e poi è stato ovviamente direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Padova. Dottor Tognolo ha i numeri e professionalità per raccogliere il testimone. Io spero che finisca anche il Covid, così non ti massacreremo telefonate e di ansia per sapere se ci sono mascherine, se ci sono dispositivi, i camici, guanti. Se provare sono guanti. Finalmente. Però abbiamo avuto un periodo dove non c'erano guanti. È una roba di 2 o 3 mesi fa, se non di tanto tempo fa. I calzari, c'è avuto un periodo dei calzari, il periodo dei camici. Cioè, abbiamo scandito un anno da periodi. E ragazzi, se fossi la madre dei Gracchi, cosa direi? Quindi, Cornelia diceva questa dei due Gracchi, no? No, nel senso che veramente io li ringrazio per aver colto questa chiamata. Abbiamo cercato assieme di disegnare una squadra che sia eterogenea, che si vada ad integrare nei territori dove ci deve essere necessariamente il dialogo. Insomma, come i virus non conoscono confini, non li conoscono neanche i malati, quindi anche il tema della mobilità dei malati sul territorio, cioè, insomma, se a Vittorio Veneto c'è il centro che opera 70% di tumori alla laringe, è inutile che ne facciamo uno a Conegliano o uno a Berlino, perché comunque oggi dobbiamo puntare sulla specializzazione. E così se alla Scaligera, anzi l'azienda ospedaliera di Verona, c'è il centro di riferimento per il tumore al pancreas, è giusto che nessuno altro pensi di mettere in piedi altri centri simili. E per tutta una serie di centri, di attività, guardate, l'idea è camminare sulle gambe degli uomini e delle donne. Noi vediamo quando arriva l'uomo, la donna giusta, sul posto giusto, il rapporto cresce, la attrattività cresce e soprattutto crescono i team. Ai direttori ho detto fate crescere le squadre. E io loro ho chiesto legalità e scegliere i migliori. Lasciatemi ringraziare i direttori uscenti. Voglio ringraziare il dottor Rasi. Con il dottor Rasi ho condiviso, cioè,
percorso molto lungo. Io l'ho avuto quando sono arrivato in regione, lui era il direttore generale, direttore della programmazione, come si dice, in regione. L'ho nominato a Belluno, ha fatto un bel lavoro, abbiamo fatto le inaugurazioni, consegna ovviamente la dottoressa Carraro una US a posto in regola e si basta fare ancora di più. E quindi grazie di cuore al dottor Raggi. Questo dimentico qualcuno, ditemelo, perché non è facile la memoria così. No? Vabbè, provo a ricordarmi che poi lo dicono gli altri sul foglio, questi fanno questa roba. E dopo voglio ringraziare, scendendo, il dottor Compostella della Polesana. Il dottor Compostella è stato fatto anche direttore dell'ARS, ecco, grazie, mi veniva il nome, è stato direttore dell'ARS quando io ero assessore, poi è stato a Bassano, insomma il dottor Compostella ha fatto un lavoro eccezionale a Rovigo, e tutto il che lo dica, basterebbe andare in quei territori per capire, insomma, stiamo sempre parlando di professionisti che hanno gestito l'ultimo anno di Covid, se no del patatine, stiamo parlando di gente che ha vissuto l'ultimo anno in trincea, e quindi li voglio ringraziare. Dottor Scibetta, sicuramente ha dato un bel impulso a Luis Ugranea, e lascia un testimone nella squadra della dottoressa e il dottor Fortuna, e della dottoressa Benini, e quindi una scuola che continua a crescere, e lo ringrazio per quello che ha fatto, per la disponibilità. Il dottor Scibetta significa per noi Schiavonia, Vol, tutte queste storie che sapete, insomma, io devo riconoscere l'impegno dei miei direttori e soprattutto ringraziare anche un po' con un po' di rammarico per i saluti che devo fare, soprattutto le persone che vanno in pensione, soprattutto come voi sapete. E quindi grazie anche al dottor Scibetta. Lo yoga al dottor Roberti, ragazzi, al dottor Roberti, con il quale abbiamo condiviso una sfida che è stata prima quella di Treviso, poi quella della Montana ed infine quella dello yoga. Quindi grazie anche al dottor Roberti che si è trovato tre situazioni completamente differenti da gestire, da un ULS territoriale a una nuova ULS, un ULS territoriale consolidata che è quella di Treviso, una nuova ULS dove ha fatto esordio a Bassano e poi lo Iovi in questi ultimi anni. E quindi grazie anche veramente al dottor Roberti, perché anche rispetto all'Iovi non sono stati anni in fase, insomma non sono stati anni di crescita, sono stati gli anni per dire del satellite di Castelfranco, sono stati gli anni della programmazione, della rete oncologica Veneto, insomma, che poi si è ereditato come lavoro anche dalla dottoressa Signorante. E ringrazio il dottor Pavesi, che ho sentito, non è in pensione ovviamente, che ho sentito appunto quando mi ha comunicato di questa sua scelta, vi ha inaugurato un in bocca al lupo, e lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, perché lascia la dottoressa Bonavina e al Veneto, lascia un MULS in ordine. E questo è fondamentale. Poi ci sono ovviamente cose da fare, da crescere, continuare a crescere, però volevo ringraziare anche lui. Ringrazio per il bel lavoro e per il sacrificio, per l'impegno, anche per, come si può dire, per le criticità che poi si è trovato ad affrontare, il dottor Covello. Il dottor Covello che forse è quello che conosco più di tutti, perché posso dire che l'ho assunto io, nel senso che l'ho assunto in provincia di Treviso. In provincia di Treviso, poi lui è venuto in regione, io ero rimasto in provincia, poi è stato a Trieste a lavorare in Friuli Venezia Giulia, poi è tornato in Veneto e quindi gli abbiamo affidato l'azienda ospedaliera di Verona, quindi ringrazio veramente il dottor Covello per, anche lui per il lavoro, per l'impegno che ci ha messo, non facile, perché si è ritrovato la sovrapposizione di più problemi, Covid, Citrobacter, un'infezione da Covid non comune nel veronese. Gli scienziati tra qualche secolo ci spiegheranno i motivi, però vi ricordo che il veronese ha lasciato segno tutti e due giri. Se qualcuno riesce a spiegarcelo, sono i problemi del Covid, sia il primo andata che il secondo andata. Quindi sia Covello che Girardi sono trovati anche in questo problema. Quindi grazie di cuore al dottor Roberto. Sì. E arrivavo alla Pedemontana, al dottor Simoni, che ha retto ovviamente il ruolo del commissario. E la gestione come di fatto direttore generale, perché lo è stato, con il ruolo commissariale della Pedemontana, in una fase importante che è stata quella dell'edificazione, anzi dello
disincagliamento delle cartiere di disincagliamento, brutta parola, della ripartenza della cartiera dell'ospedale di Asiago, del riavvio, diciamo, dei motori, spero al massimo poi permessa della Sant'Orso, e ovviamente di Bassano. Quindi grazie anche al dottor Simone, penso di non aver dimenticato nessuno. L'azienda zero, c'è la dottoressa Seminatore qui, e quindi un ringraziamento generale a tutti i direttori che hanno avuto che oggi cambiano casacca e cambiano territorio. Grazie per il bel lavoro, e grazie anche a tutti gli staff che hanno lavorato con i direttori. Questo veramente ci tengo a farlo. E basta, non ho altro da aggiungere, direi che si sa fare le firme, e dopo la foto e via. Prego, facciamo le firme, facciamo. No, dopo le domande. Le terme, guardate. Come vengono nominate, in che tempo? Allora, le terme sono una prerogativa dei direttori. Ah, ho capito, grazie. Però abbiamo il dottor Prof. Almeno dopo le domande. Ci sono degli elementi emergenziali. Insomma, il dottor Darlene si ritrova senza direttore amministrativo, perché è il dottor Cognolo che va in azienda zero. Si ritrova senza direttore sanitario, che ringrazio, il dottor Donato. Ecco il dottor Donato. Scusate, non è una dimenticanza, il dottor Donato ha avuto un ruolo centrale, è stato direttore sanitario, e ma ha fatto i due mesi, dal 1° di gennaio al 28 febbraio, ha supplito al dottor Flore, quindi lo ringrazio, mi scuso anche della dimenticanza, ma non era voluta, devo imparare a leggere, forse me ne evito anche figuracce, però lo ringrazio in particolar modo, il dottor Donato ha guidato tutta la partita del Covid, all'interno dell'azienda ospedaliera, ovviamente guidato dal dottor Flo, e anche ha accettato di mettersi a disposizione per questi due mesi. Il dottor Donato, amministratore di professione, che ha maturato i requisiti, e quindi però va ringraziato. Dicevo, appunto, c'è una situazione atipica di dottor Darlene. Per il resto io condivido quello che ha detto il dottor Flo insieme al sole Lanzarini, che si attendano 20 giorni, un mese, per avere un minimo di con gli attuali staff, dopodiché si ritroveranno tutti attorno a un tavolo, evitando il calcio al mercato, cercando una situazione di equilibrio, perché poi i professionisti quelli sono. Cioè, vi dico un aneddoto: quando tu diventi ministro, la prima roba che devi fare, ma io non lo sapevo, devi nominarti il capo di gabinetto, no? Cioè non lo sapevo, non sai che è una roba da fare dopo 3 secondi? Cioè, perché è come presente il duello nel West, ti tira fuori questa roba per primo avviso. E lì c'è chi sapeva che era già il telefono e chiamava. E io molti altri non sapevamo, venivano a fare i giorni successivi, e quindi per evitare queste corse all'Eldorado, ne facciamo una roba che si è condannata. Ma è prerogativa dei direttori, non possiamo noi nominare. Grazie. I nomi sono dei direttori. I nomi che sono veloci per la firma. E poi una foto tutti insieme. L'abbiamo già fatto. Panoramica. Panoramica, poi la facciamo bene. Allora. Ma quante pagine avete? Fare magari alcuni davanti, perché non so se sennò sarebbe strisciata. Tranquilla. Tipo squadra di calcio. State sereni. Volevi sapere come sono le dinamiche del tuo lavoro? State sereni. No, allora, se non ho penna non ho fatto delle pagine. Maria Grazia, prego. Non avete una penna, c'è la penna. Poi c'è il dottor Penazzi. La dottoressa Simeonato.
Grazie. Come sottosegretario. Poi c'è una domanda della sottosegretaria. Se non ci fossi io, Mike. Prego. Il dottor Bramezza. Verranno pubblicate sul muro, ovviamente, le nomine. Ne hanno già firmate tante stamattina le carte. Questa è proprio l'ultima per formalizzare. Poi c'è la dottoressa Bonamina. Prego. Grazie. Io prego. Prego. Alla parola. Dottor Girardi. Tanto per cambiare. Approfitto per ringraziare tutto lo staff della regione che ha lavorato, dall'avvocato Caramella, dal dottor Traina, il segretario generale, il dottor Gasparin, il capo di gabinetto, insomma, Meneghesso, un po' tutti gli uffici, insomma, tutti quelli che hanno lavorato, gli uffici del dottor Flor, anche perché voi avete visto una firma. Contratto è una cosa complicata che prevede tutta una serie di dichiarazioni. Ah sì, la dottoressa Zattarin che è qui forse. Ah, eccola, eccola, non l'avevo vista. È dietro il mappo. Salutiamo la dottoressa. E lei è come la panda, se non ci fosse dovrebbe inventarla. Grazie dottoressa. Un punto, c'è una colonna portata dalla regione che è un punto di riferimento, anche per voi. Basta, direi, facciamo una foto e via oggi, dai, non devi stare a fare male. No, le facciamo.